Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag dedicato ai libri. Sono stata taggata da Melania Costantino che saluto e ringrazio. Vi lascio giù in info box il link al suo canale. Se ancora non la conoscete, vi invito ad andare a vedere i suoi video perché ha un modo veramente sempre molto stimolante di trattare diversi argomenti, quindi ve la consiglio. Questo tag mi piace molto e quindi sono felice che abbia pensato anche a me. Alcuni dei libri che citerò ce li ho qui fisicamente, invece altri erano un po' irrecuperabili nella libreria perché magari rimanevano in alto dietro ad altre cose, quindi magari vi farò vedere un'immagine. Comunque non mi perdo troppo in lunghe premesse perché le domande sono tante. Domanda 1: qual è il libro che hai avuto per più tempo in libreria? Sicuramente questa raccolta di fiabe, che è pesantissima perché sono 3 volumi. Di Fratelli Fabbri Editore. Questo è stato un regalo di mia nonna. Quando io sono nata, ormai nel lontano 1979, mia nonna mi aveva regalato questi 3 libri raccolti in questo bellissimo raccoglitore. E qui ci sono tutte le fiabe, da quelle più classiche a quelle meno conosciute. È un libro, anzi, sono 3 libri ai quali tengo tantissimo perché mi ricordano mia nonna, soprattutto adesso che non c'è più, ma perché io ho sempre amato le fiabe. Le favole, insomma, mi sono sempre piaciute e quindi questi erano libri che molto spesso io sfogliavo, me le leggevo, me le facevo leggere ed è quello che da più tempo è nella mia libreria perché ha la mia età. Che cosa stai leggendo? Cosa hai appena finito di leggere? Che cosa leggerai? Sto leggendo Il manoscritto, che è un thriller pieno di misteri. Ho letto pochissime pagine e ci sono già un sacco di misteri, quindi sono quei libri che a me piacciono tantissimo, che mi appassionano perché non sono noiosi, perché comunque quando c'è un mistero da scoprire, c'è sempre la curiosità di vedere che cosa succederà dopo. Ho appena finito di leggere invece La rilegatrice di storie perdute e di questo trovate anche la recensione sul mio canale, un romanzo molto delicato, anche qui c'è un piccolo mistero, però ovviamente non si tratta di un thriller, c'è un mistero da scoprire, ma è scritto in forma delicata, c'è anche una storia d'amore in mezzo, quindi insomma è un romanzo rilassante e leggero che mi è piaciuto veramente tantissimo perché è arrivato anche in un momento in cui avevo proprio bisogno di qualcosa di questo genere. E che cosa leggerò non ho ancora deciso, ma probabilmente un libro di Gianluca Morozzi che si intitola Blackout, l'ho ordinato su Amazon, ma ancora non mi è arrivato e mi incuriosisce tantissimo. Gianluca Morozzi è un autore che sta diventando uno dei miei preferiti perché tratta dei temi veramente in un modo diretto, schietto, quasi sconcertante e mi piace tantissimo il suo stile. Voglio leggere anche Blackout perché credo che sia uno dei primi libri che ha scritto. Domanda 3. Un libro che tutti hanno amato e che tu odi, io non riesco a odiare i libri, quindi in realtà non saprei cosa rispondervi. Io amo tutti i libri, anche quelli che non ho apprezzato, quelli che non mi sono piaciuti, che magari mi hanno annoiato, che addirittura mi hanno fatto arrabbiare, perché ci sono dei libri che magari tirano fuori delle emozioni, di rabbia perché trattano argomenti particolari. Comunque non riesco a odiarli. Io li amo tutti. Semplicemente perché contribuiscono ad arricchirmi, mi stimolano delle riflessioni, mi suscitano emozioni particolari, quindi non potrei odiarli anche soltanto per questa ragione, quindi non so proprio cosa rispondere. Domanda 4. Un libro che dici sempre che leggerai e che forse non leggerai? Probabilmente Anna Karenina, non tanto per l'autore, perché di Tolstoi ho già letto un altro libro e mi era anche piaciuto, quindi non mi spaventa, diciamo, l'autore in sé. Però Anna Karenina è uno di quei romanzi che mi attira, ma che in qualche modo non riesco a iniziare e non vi so spiegare il motivo. È così, è sempre stato così perché sono tanti anni che lo dico, ce l'ho nella libreria, non ce l'ho qui con me adesso perché è rimasto dietro ad altri libri. Ma in qualche modo mi manca proprio quell'input che mi fa dire ok, prendo il libro, me lo metto sul comodino e lo comincio. Domanda 5. Un libro che ti stai tenendo per la pensione? Mi verrebbe ironicamente da chiedervi quale pensione, perché la mia generazione andrà in pensione, vedrà mai una pensione? Vi posso solo dire che, essendo per me la pensione un argomento ostico e lontano, io non ho fatto progetti.
diritti, quindi se mai riuscirò a vedere la pensione, vi farò sapere che cosa deciderò di leggere. Domanda 6. Leggi subito l'ultima pagina di un romanzo o la tieni per la fine? No, io la tengo per la fine, altrimenti mi faccio uno spoiler da sola. Ma in ogni caso anche quei libri magari più classici in cui la fine si conosce, perché magari appunto essendo grandi classici sono molto conosciuti e quindi spesso la fine viene rivelata o comunque è stata studiata magari anche a scuola, e io non vado comunque a leggere l'ultima pagina del libro, non mi piace comunque andare subito a vedere cosa scrivono alla fine, mi piace di più godermi un libro pagina dopo pagina, scoprirlo piano piano, fare un cammino insieme a questo libro e quindi io non vado a vedere l'ultima pagina, non l'ho mai fatto. Domanda 7. Prefazione, postfazione, note, sì o no? Se è un libro complicato in cui ho bisogno magari delle note per chiarirmi alcuni concetti, sicuramente sì. Se voglio approfondire quell'argomento, allora leggo anche prefazione e postfazione. Se si tratta invece di un romanzo, o comunque di un libro del quale mi interessa soltanto leggere la storia o magari avere un'infarinatura più generale, di solito prefazione e postfazione le salto, a meno che non siano veramente per me interessanti, non voglia veramente approfondire determinati concetti. Domanda 8. Con quale personaggio cambieresti la tua vita? Io in realtà non cambierei la mia vita con nessun personaggio dei libri che ho letto finora, anche quelli che hanno avuto magari una bella storia, personaggi che mi sono particolarmente piaciuti, comunque non mi sono piaciuti così tanto da desiderare di scambiare con loro la mia vita. La mia vita è la mia, me la tengo io, me la gestisco io e non la scambio con nessuno. Hai un libro che ti ricorda un momento specifico? Sì, questo, Le affinità elettive. Questo è un libro che io ho letto durante le vacanze che avevo fatto in Francia qualche anno fa. Mi ricordo che una sera ero seduta sul terrazzo in questo bellissimo residence che avevamo affittato, stavo leggendo questo libro, a un certo punto è scoppiato un temporale improvviso. Il mio compagno mi ha raggiunta sul terrazzo, si è seduto vicino a me e mi ha detto che era una cosa bellissima e romantica guardare insieme la pioggia seduti su questo terrazzo. E quindi è stato un momento molto dolce, molto tenero. Io stavo leggendo questo libro e quindi in qualche modo credo che lo associerò sempre a quel momento. Un libro che hai avuto in modo strano. Vi faccio vedere vari gradi di infelicità. Questo decisamente è un libro che ho avuto in un modo un po' insolito. Ero nella sala d'attesa di un medico, mi stava facendo aspettare più del dovuto, mi stavo annoiando. Tra le varie riviste c'era anche questo libro, io istintivamente l'ho preso e ho iniziato a leggerlo. E ne ho letto qualche pagina, la storia mi stava in qualche modo intrigando, poi è arrivato il medico, mi ha chiamato per fare la visita e io gli ho fatto una battuta, gli ho detto: ma proprio adesso che avevo iniziato questo libro e che cominciava ad incuriosirmi, lei viene a chiamarmi? Lui ha sorriso e mi ha detto: guardi, se le interessa glielo regalo volentieri, se lo può portare a casa. E allora io me lo sono portato a casa perché effettivamente ormai lo avevo iniziato, mi aveva incuriosita, volevo vedere come proseguiva questa storia e quindi ho accettato il regalo, però è decisamente un modo, se non proprio strano del tutto, comunque insolito di ricevere un libro. Domanda 11. Un libro regalato per un'occasione speciale. È un libro molto pratico perché è una guida. Si tratta di questo, Francia del Sud. È una guida turistica. Ci sono tutte le località della Francia del Sud, ci sono gli itinerari, le cartine, spiegato molto bene. Non è un libro illustrato, a differenza di altri libri di viaggi, questo ha proprio solo testo scritto, a parte ovviamente le cartine, quelle sì sono rappresentate, ma sono in bianco e nero. E questo libro me lo ha regalato mio zio, il fratello di mia mamma, quando io mi sono laureata per la seconda volta. In quell'occasione avevo organizzato un viaggio in Francia, in particolare volevo andare in Camargue e lui mi aveva regalato questo libro come piccolo presente per la mia laurea, quindi sicuramente un'occasione speciale, è stato un viaggio speciale e anche un regalo speciale, perché comunque siccome io vado spesso in Francia, soprattutto nella Francia del Sud, è un libro che molto spesso ancora oggi mi ritrovo a consultare, perché magari voglio vedere alcune località, alcuni itinerari e quindi insomma lo utilizzo. Sono libri molto pratici che sono per me che amo viaggiare.
fare sempre graditi. Domanda 12. Libri d'obbligo, quindi parliamo di scuola. Un amore postumo e un odio totale senza riserve. Un amore postumo, sicuramente Madame Bovary. Questo è un libro che mi avevano fatto leggere a scuola tra la terza e la quarta superiore, quindi durante l'estate, era proprio un compito estivo. E io avevo detestato questo libro perché durante quell'estate mi ero fidanzata con un ragazzo del quale mi ero innamorata tantissimo, volevo vedermi sempre con lui e l'ultima cosa che avrei voluto fare era quella di stare a casa seduta sul divano a leggere un libro del quale mi interessava poco perché io volevo uscire. E però c'era questo libro da leggere, me lo sono trascinata praticamente tutta l'estate, l'ho detestato perché mi sembrava che si mettesse in mezzo tra me e il mio ragazzo, quindi assolutamente non mi era piaciuto. Poi però negli anni, quando sono diventata adulta, l'ho ripescato dalla libreria e l'ho letto. E devo dire che mi è piaciuto invece moltissimo. L'ho visto con altri occhi, ho avuto sicuramente un approccio diverso nei confronti del libro, l'ho letto per scelta e non per obbligo, quindi insomma per una serie di motivi l'ho veramente apprezzato. Inoltre poco dopo ero andata a Rouen a vedere la cattedrale perché c'è una parte importante del libro che viene svolta all'interno della cattedrale di Rouen e quindi insomma l'avevo proprio amato perché quando ero dentro la cattedrale ricordavo i passi del libro, i passi del romanzo, quindi assolutamente questo un amore postumo. Invece un odio totale senza riserve direi qualsiasi libro di matematica, prendetene uno a caso di matematica e sicuramente quello lo potrò odiare per tutta la vita senza riserve. Domanda 13. Libri nuovi o di seconda mano? Dipende, se sono libri che magari voglio acquistare perché fanno parte di una saga o comunque di una collezione particolare, magari li scelgo nuovi. Se invece si tratta di libri che semplicemente voglio leggere, ma magari non sono libri ai quali tengo così tanto, magari mi incuriosisce semplicemente la storia, mi vanno benissimo anche di seconda mano. Ovviamente se sono in buono stato, se sono distrutti, ovvio mi oriento sul nuovo. Prossima domanda. Hai mai letto qualcosa di Dan Brown? Questa domanda mi ha fatto sorridere. Mi sono chiesta chissà perché proprio Dan Brown e non magari qualche altro autore. Comunque sì, io ho letto Il Codice da Vinci, libro veramente famoso che ai tempi è stato molto chiacchierato, che aveva attirato tantissime persone. Questo me l'ha regalato il mio compagno, tra l'altro in un momento molto particolare, quindi è anche un libro che ha un certo significato affettivo. Comunque mi è piaciuto perché all'interno c'è un mistero e sapete che a me i misteri piacciono, l'ho letto volentieri, quindi sì, ho letto qualcosa di Dan Brown. Domanda 15. Un film migliore del libro da cui è stato tratto? Secondo la mia personalissima opinione, Via col vento. Io credo che il film sia molto più bello del libro. Il libro ce l'ho, ho provato anche a leggerlo più di una volta, però arrivo più o meno a metà o poco più della metà e poi mi blocco perché alla fine mi annoia. Quindi il libro diciamo che non mi è piaciuto più di tanto, invece il film tantissimo perché è uno dei miei film preferiti. Quindi a mio avviso quel film, se pensate poi all'epoca in cui è stato fatto, è veramente un capolavoro perché hanno saputo comunque creare delle situazioni e degli effetti speciali anche molto particolari, considerate che è un film che è stato fatto nel 1939, quindi insomma non c'erano certo le tecnologie di oggi, ma sono riusciti a fare un grande film e fatto anche bene proprio nella sceneggiatura, nella scenografia, nel modo in cui è stato trattato l'argomento. Quindi io credo che il film sia decisamente migliore del libro, almeno secondo la mia personale opinione. Domanda 16. Una lettura che ti ha fatto venire fame. Sicuramente qualsiasi libro di ricette potrebbe andare bene, però vi cito La cucina di casa mia di Benedetta Rossi. Ha un canale YouTube famosissima, quindi non ha bisogno certo della mia pubblicità, però io mi ero fatta regalare questo libro per Natale da mia cognata perché mi incuriosiva. Mi piace molto il suo stile, mi piacciono molto le sue ricette.
non credo che raggiungerà mai i suoi livelli di qualità e bravura, perché lei è veramente bravissima, però ogni tanto nel mio piccolo io provo a realizzare qualcuna delle sue ricette, magari a casa con il mio compagno. E il suo libro devo dire che mi è piaciuto moltissimo e sì, vi confesso, mi ha fatto venire fame. Domanda 17. Ti fidi dei consigli che ricevi e c'è qualcuno di cui ti fidi particolarmente? Generalmente mi fido abbastanza se i consigli che ricevo si avvicinano ai miei gusti. Se sono consigli troppo lontani invece dai miei gusti di lettura, allora poi anche se mi dicono che sicuramente mi potrebbe piacere, poi tendo magari a non orientarmi su quella lettura. Non c'è qualcuno in particolare di cui mi fido quando si tratta di letture. Diciamo che io i consigli un po' li accolgo tutti, poi dipende anche dal momento, da quanto mi attira quel libro, da come magari è stato descritto, perché a volte il modo anche di descrivere un libro può fare la differenza, però insomma io i consigli li accolgo sempre. Domanda 18, che è anche l'ultima, un libro fuori dalla comfort zone che però hai amato. Qui non ho nessuna risposta, semplicemente perché se un libro va troppo fuori dalla mia zona di comfort, io tendo a non leggerlo proprio e quindi non ho mai letto un libro che fosse troppo lontano dai miei gusti, quindi non saprei proprio cosa dire. Se io arrivo a leggere un libro è perché in qualche modo, anche se non è proprio il mio genere preferito, però ha qualcosa che si avvicina comunque ai miei gusti. Quindi non so, non ho risposte per quest'ultima domanda. Il tag finisce qui. Io taggo tutte le persone che amano i libri, non nomino qualcuno in particolare perché credo che le persone che seguo e che parlano di libri lo abbiano già fatto, quindi lo lascio aperto a chiunque lo voglia riproporre. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.